Bene, benvenuti a questo webinar, questo secondo webinar del giovedì, perché adesso vorremmo farli tutti i giovedì all'1:30, che è dedicato oggi a calore e inquinamento dell'aria e città sane, tanta roba, diciamo. Cosa ne sappiamo di questi temi e di queste emergenze? Che novità ci sono? Ma soprattutto direi che cosa possiamo fare noi come individui, ma anche come istituzioni, come governi centrali e locali. La settimana scorsa abbiamo fatto il webinar, questa chiacchierata con Paolo Pileri sul consumo di suolo, sul suolo, che peraltro adesso trovate disponibile registrato su Scienza in Rete nella sezione webinar sotto le voci della scienza. E oggi invece parliamo con Carla Ancona, che è un epidemiologo ambientale del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario del Lazio, ma è anche coordinatrice della Task Force Ambiente e Salute del Ministero della Salute. Bene. Benvenuta Carla. Buon Volevo pomeriggio. iniziare, grazie anche a te. Volevo iniziare citando un'iniziativa che mi sembra molto adeguata e appropriata per questi temi di inquinamento, calore e quant'altro, che si chiama Running Up for Air. Lo mettiamo come link per chi volesse registrarsi sulla chat di YouTube di questo webinar, dove poi resterà, che si tiene dopodomani, sabato 25, ovunque, nel senso che non è una maratona, non è una singola corsa. È questa cosa organizzata da Patagonia, in collaborazione con molte associazioni che si occupano di inquinamento dell'aria. Per Milano c'è Cittadini per l'aria e anche Genitori Antismog. E qual è la filosofia? Questa cosa è nata in America un bel po' di anni fa, nello Utah, mi sembra, dove hanno come noi, come altrove, grossi problemi di inquinamento, soprattutto in pianura, e allora un signore si è messo a inventarsi questa corsa, questa trial in montagna, sulla montagna dello stato dello Utah, per quantomeno vedere dall'alto che effetto fa questa cappa luminescente e deprimente, però allo stesso tempo, di inquinamento che avvolge la pianura e le città della pianura. L'idea è quella, l'idea è fare una corsetta o anche solo una gita che può durare da pochi minuti a 24 ore. Ci sarà anche una forma di competizione di resistenza per chi resiste nel difficile compito di salire di corsa, soprattutto in salita, che non è affatto una cosa semplice. Ovunque uno lo voglia fare, magari così raccontando questa sua esperienza. All'iniziativa bisogna registrarsi al link che vi dicevo prima e mi premeva anche sottolineare che appunto tra i partner c'è Cittadini per l'Aria, la cui presidente è Anna Gerometta, che ha fondato, peraltro anch'io ho partecipato a questa fondazione, l'associazione a Milano il 1º aprile del 2015 e che da allora ha fatto un sacco di cose, fanno tutta un'attività legale, soprattutto in area lombarda, quindi con la regione Lombardia, per mettere un po' i puntini sulle i su una serie di iniziative, come dire, abbastanza problematiche che si prendono in questa regione quando si parla di piani della qualità dell'aria e cose di questo genere. Fanno un'altra cosa molto bella che è la scienza partecipata, cioè praticamente sguinzagliano i cittadini, gli attivisti in tutte le parti di Milano per misurare con appositi strumenti l'inquinamento, direi una forma di monitoraggio iperlocale che va ben oltre i dati delle centraline dell'aria su cui poi si potrebbe anche dire delle cose e che in qualche modo quindi realizzano una forma di cittadinanza scientifica proprio nel monitorare la qualità dell'aria. Direi che Carla Ancona è persona particolarmente, come dire, appropriata in questo incontro per vari motivi. Primo, perché è una maratoneta, è appena finito di correre e la vedete qui distrutta dopo aver corso. Secondo, perché spesso ha collaborato con queste cose, mi sembra, di Cittadini per l'Aria e perché come epidemiologa appunto si occupa molto di calore, soprattutto inquinamento e di questi temi. Quindi sicuramente, come dire, la persona giusta. Partiamo magari proprio dal caldo che ci assilla in queste settimane, che non accenna a finire. Dai dati che emergono dalle stazioni meteorologiche e anche dalle strutture sanitarie e cominciano a emergere segnali
di una aumentata mortalità da queste ondate di calore che in qualche modo riguardano soprattutto gli ambienti urbani, ma non solo. Per esempio, c'è in questo momento una forte ondata di calore, mi sembra anche in Sardegna, in Puglia, insomma altrove. Abbiamo certamente questa criticità di questo anticiclone africano, ma al di là delle ragioni contingenti, quindi meteorologiche, non si può non osservare che con il cambiamento climatico da un bel po' di tempo queste ondate di calore sono diventate sempre più, via via, sempre più crescenti, sempre più frequenti. E quindi da quella storica del 2003, che tutti ci, insomma, molti si ricordano, ce n'è stata un'altra, mi sembra, nel 2010, ma diventano sempre più frequenti e hanno una serie di conseguenze, soprattutto sanitarie, anche economiche, insomma, soprattutto sanitarie, che in parte conosciamo, ma che volevo chiedere un po' a Carla di riassumere, di, insomma, dire la sua un po' su questo caldo. Allora, grazie. Intanto buon pomeriggio Luca a te, a tutta la redazione, a tutte e a tutti quelli che sono con noi collegati. E riprendo così il lancio iniziale sulla corsa di sabato, che questa edizione ha un challenge, un rischio in più, perché appunto avviene quando quasi tutta l'Italia è sotto una morsa del caldo persistente, quindi come dicevi siamo un po' in un'ondata di calore, ma ci siamo da un po' di giorni, forse anche da un po' di settimane, con situazioni variabili un po' in Italia, variabili localmente per il meteo locale, perché in generale invece stiamo assistendo a temperature elevate, non in media, più alte della media che si attende, diciamo, per questo periodo dell'anno, tassi elevati di umidità e soprattutto scarsa ventilazione. E questo mix fa sì che, appunto, da un lato ci siano delle temperature, soprattutto negli ambienti urbani, piuttosto faticose da tollerare per la nostra salute, ma che si aggravano quelle che sono poi invece le situazioni e i danni che invece derivano dall'inquinamento atmosferico e che appunto se rimaniamo nell'ambito urbano significa soprattutto traffico, perché stradale, quindi macchine che camminano, perché soprattutto quando la ventilazione è scarsa, gli inquinanti tendono a rimanere intrappolati nelle vicinanze del punto di emissione. Per quanto riguarda la prima parte, quella dell'ondata di calore, forse non c'è neanche bisogno, visto il pubblico che ci ascolta, a ricordare quali possono essere, diciamo, i problemi per la salute. Banalmente sono problemi che riguardano il fatto che la termoregolazione, cioè la nostra capacità di combattere l'aumento della temperatura attraverso soprattutto il meccanismo della produzione di sudore, viene meno. Ma noi quando diciamo questo, e quindi si innescano una serie di fenomeni che possono causare anche dei problemi serissimi. Noi, per esempio, come epidemiologi, studiamo la mortalità giornaliera durante le giornate con il picco di calore. È chiaro che per arrivare ai decessi ci sono prima dei segnali che possono essere appunto una semplice disidratazione, un colpo di calore, un abbassamento della pressione, però non dobbiamo pensare a tutta la popolazione, ma concentrarsi sui suscettibili, che sono soprattutto le persone anziane e le persone che vivono una situazione di problematiche legate a qualche patologia cronica, cardio-respiratoria. Ovviamente in questi giorni queste sono le persone più a rischio, a cui si consiglia di non uscire nelle ore più calde e di cercare di stare in ambienti in cui la temperatura e soprattutto il grado di umidità sia appunto tenuto sotto controllo, senza contare che bisogna bere. Beviamo, noi beviamo sempre tanto, ma in queste giornate c'è bisogno di bere di più, e intendo acqua, non altri tipi di bevande, Mangina. seppur dissetanti. Esatto, l'attività fisica si può fare quando, diciamo, soprattutto se si è consci del proprio livello di salute. Io stamattina ho corso, ma io sono un atleta, diciamo, con un certificato medico agonistico e in qualche modo sono sicura. Ovviamente parlo sempre di persone tipo me con una certa età, e tra i ragazzi questo problema è meno sentito. Quindi se invece siamo in una situazione con una patologia, eccetera, magari
quando ci sarà l'evento, invece di farcela tutta di corsa, questa bella salita, ce la facciamo camminando, ammiriamo il paesaggio e ecco Luca, io non posso non pensare a quelli che lo faranno nei colli intorno a Roma, perché penso che quello che vedremo è una bella cappa di smog, perché in questi giorni le centraline romane stanno registrando dei livelli ben al di sopra degli inquinanti, sia del particolato, sia dei gas, quindi degli NOx, ben al di sopra dei livelli che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice appunto di non superare o di cercare di non superare per non avere effetti sulla salute. Quindi, come dire, forse conviene non salire Certo. in pianura che almeno ci stiamo dentro e non lo vediamo dall'alto. Ma ecco, mi chiedevo, scusa, ha senso correre nei parchi, nel verde? Non c'è più ozono Allora, in questi anche luoghi? qui hai ragione, questo, diciamo, in questo momento, grazie all'irradiamento solare, anche i livelli di ozono sono molto alti. Quindi rifugiarsi nei parchi, che da un lato sono aree verdi, il polmone delle nostre città, quindi si captano gli inquinanti, diciamo, quelli tipici, e di contro i livelli di ozono rischiano di essere molto alti, soprattutto in alcune, diciamo, orari della giornata, quando l'irraggiamento è massimo. Quindi sì, questi sono giorni veramente, speriamo che passino. Mi stavi dicendo tu che a Milano è atteso un po' di sollievo, forse nel fine settimana, ma poi dovrebbe tornare un altro anticiclone. Quindi io penso che almeno fino a metà luglio saremo in questa situazione. Sì, in questi giorni ovviamente anche l'ozono è alto e anche l'ozono di per sé è un elemento, diciamo, problematico per la salute della popolazione. Quindi stiamo in un momento in cui i tre fattori, temperatura, inquinanti dell'aria, compreso l'ozono, sono, diciamo, alti e quindi Certo. dobbiamo fare in modo di agire dove possiamo. Noi non possiamo fare nulla sui livelli di ozono, ma forse possiamo fare qualcosa in questi giorni, per esempio prendendo meno la macchina o non prendendola proprio. Almeno curiamo una parte di questa equazione che altrimenti sono sicura conteremo quando poi i dati saranno disponibili a noi epidemiologi. Certo, ma ovviamente non abbiamo citato, magari ne parleremo in un altro webinar in modo approfondito, del correlato problema molto grave che si sta manifestando della mancanza d'acqua, della siccità, soprattutto non solo per l'agricoltura, ma anche per gli usi civili. Ho letto che a Roma, o non so dove, no, forse a Roma no, ma da qualche altra parte, Viterbo. a Viterbo stanno giusto Sì. razionando anche l'acqua, stiamo già a livelli di razionamento. Io nello scorso fine settimana mi sono avventurato in un giro ciclistico sulla Martesana, io sono di Milano, e sono arrivato all'Adda, ho fatto un tuffo nell'Adda che tutto sommato è pulito, almeno credo. Poi mi sono riavviato verso Milano scendendo da un altro canale molto bello e molto più grande e ricco d'acqua della Martesana, che è la Muzza, che va giù verso il Basso Lodigiano e poi si piega a ovest e si torna verso Milano. Beh, allora, dava l'impressione di essere, come dire, ricchissimo d'acqua, ed è vero, perché stava appena uscendo dall'Adda, che invece è un po' magro. Però ricordiamo che questo è un canale che dà l'acqua a tutta l'agricoltura del sud milanese, non solo, e che se fossi andato con la bicicletta, non avessi girato su per Milano a un certo punto, ancora più verso sud, l'avremmo visto calare quest'acqua, perché è incredibile quanto il nostro tipo di agricoltura, soprattutto nella pianura padana, con allevamenti intensivi, con agricoltura intensiva, ciucci via tutta l'acqua sostanzialmente. E quindi poi arriviamo a quelle situazioni che vediamo sul Po, dove ci sono livelli di minima e si parla anche di un'ingressione salina che è risalita per chilometri dal delta verso su. Quindi veramente una situazione critica, Sì, il caldo per l'acqua, per l'inquinamento. Sì. sì, e ce n'è anche un'altra che non ti sta venendo in mente e che ti dico io adesso, dopo confermarti il fatto che il presidente della Regione Lazio sta per firmare un'ordinanza di emergenza idrica nella regione. In questo momento è colpita più l'area nord, l'area di Viterbo. Noi come Lazio abbiamo i laghi, abbiamo fiumi, però mai come, cioè in realtà
ogni anno, diciamo, mai come quest'anno, però tristemente ancora una volta siamo a metà giugno, qua a fine giugno quasi, e il livello dei nostri bacini è bassissimo. E qui è un problema sicuramente per l'agricoltura e per l'allevamento, ma qui stiamo parlando proprio dell'acqua potabile che arriva nelle case. Ti sto parlando dei bacini che l'ACEA, che è una delle società che distribuisce l'acqua, l'ACEA diciamo è per la città, certo, di Roma, noi siamo più di 3.000 abitanti, sta in difficoltà. E quindi 3 milioni di abitanti. Sì, vengo all'altro punto, che sono gli incendi. Noi in questo momento, anche a causa della temperatura, cominciamo già da fine giugno, ti dico il Lazio, quindi non voglio pensare, sì, nelle regioni del sud, nella Sardegna, nella Calabria, quelle che proprio hanno l'incendio come malattia del mese di agosto, che cosa succede? Perché appunto con le temperature molto elevate è anche difficile tenere a bada gli incendi. Come dire, la combustione spontanea non esiste in natura, forse non arriva neanche allo 0,5%. Gli incendi sono sempre fenomeni di malaffare, di comportamenti sbagliati, però anche la gestione dell'incendio, quindi avere l'acqua per spegnere l'incendio quando si è in, e anche le temperature, perché appunto le temperature elevate ovviamente favoriscono, ostacolano se non altro la soluzione. E quindi sì, questo è un problema, cioè in questo momento i fattori ambientali ci remano un po' contro, soprattutto, sì, a noi cittadini che non abbiamo il frescolino, che forse nelle aree di campagna e nelle aree di montagna almeno la sera attenua un po' il problema. Però certo, parlare di zanzare, Luca, perché ci, sì, vorrebbe un esperto a parte, che non sono io, però alta umidità in alcune parti italiane, pensa anche alla pianura padana, significa anche favorire il terreno agli insetti. Sì, ma non c'è gara, sulle zanzare e la mancanza d'aria Milano è imbattibile, è la capitale morale d'Italia anche sulle zanzare e su l'aria ferma, immota e rovente. Devo dire che è veramente una cosa fastidiosa. Passiamo all'inquinamento. Inquinamento dell'aria che, come hai detto, viene esacerbato proprio da questi fenomeni di caldo. Sappiamo insomma quali sono gli effetti, che non sono, come ormai è noto, Carla ne ha parlato molte volte, ne abbiamo scritto molto anche su Scienze in Rete in passato e si ripete ormai ad ogni piede sullo spinto, non sono solo respiratori, sono cardiologici e sono di altro genere. Qui c'è un elemento di cronaca che volevo sottolineare. Nella scorsa settimana si è svolta un'importante conferenza internazionale a Milano, Respirami, organizzata da Permanuccio Mannucci e altri, dove ha partecipato anche Carla Ancona, Francesco Forastiere, tutto il grande team di epidemiologia della regione Lazio, che ha storicamente si è sempre distinta insomma per questi studi sull'inquinamento atmosferico da rumore, eccetera eccetera. E io purtroppo non ho potuto partecipare. Ci racconti quali sono e se ci sono delle novità insomma in questo campo? Guarda, allora, molto volentieri. Intanto l'elemento era che c'è stata una partecipazione eccezionale sia nell'agenda scientifica, che praticamente raccoglieva l'epidemiologia ambientale con gli maggiori ricercatori esperti sugli effetti dell'inquinamento atmosferico a livello mondiale, cioè abbiamo avuto anche in presenza persone che sono arrivate dal Canada, dall'America, da tutto l'Europa. E si è parlato molto intanto di tutto il percorso che è stato fatto per costruire le evidenze che poi sono servite all'Organizzazione Mondiale della Sanità per migliorare e per emanare le nuove linee guida. Sai che da settembre noi abbiamo delle nuove linee guida sulla qualità dell'aria che riducono molto il limite. Adesso noi non dovremmo cercare di stare per 5 microgrammi a metro cubo per il PM sottile, il PM2,5, e lo standard europeo, la legge, dice ancora 25, cioè 5 sì, perché molto. Perché ricordo, ne abbiamo parlato anche con Francesco Forastiere in uno dei primi podcast di La Voce della Scienza, c'è una differenza. Queste sono le linee guida sulla qualità dell'aria dell'OMS, che sono ovviamente non vincolanti a livello di legge, ma ovviamente danno l'idea, come dire, allineano le prove scientifiche e raccomandano in base a queste prove scientifiche
Altra cosa sono le direttive europee, le leggi nazionali, che sono molto al di sopra i limiti, le soglie, a queste soglie che proprio l'anno scorso sono state ulteriormente ribassate rispetto all'edizione precedente, no? Sì, perché diciamo il legislatore ci mette un po' a recepire, cioè nonostante le evidenze scientifiche oramai ci dicono che in realtà gli effetti dell'inquinamento ci sono anche a basse dosi, cioè l'OMS ci dice ci dà 5 come cutoff, ma noi sappiamo che anche sotto 5 è possibile vedere degli effetti, e se ne è parlato questo diciamo nel convegno a Respirami a Milano, e però diciamo ci sono delle aree, tra cui l'Italia, dove questo valore non riusciremo mai, perché noi abbiamo non soltanto produciamo moltissimo, perché appunto per scelte poco oculate sulla mobilità a livello delle città, per caratteristiche meteorologiche, pensiamo alla pianura padana, che è una scatola, quello che si emette nella pianura padana rimane lì, Luca, e ve lo respirate voi, perché non c'è vento, quindi e lo strato dell'atmosfera è basso, quindi è una scatola chiusa. Noi però riceviamo anche, perché per esempio col fenomeno delle sahariane riceviamo per esempio le polveri che arrivano dal Sahara, giusto appunto, che interessano di più le regioni del sud, tutto il bacino del Mediterraneo basso, ma a Roma o nel centro Italia arrivano benissimo. Poi abbiamo fanno male anche le polveri? Sahariane, intendo. Sì, tra l'altro le polveri sahariane potrebbero aver attaccato di tutto, perché si sono trovati sopra virus e batteri che, nonostante gli altissimi metri in atmosfera ai quali viaggiano, si incistano, rimangono vivi, e questo è dimostrato magari trasporto transmediterraneo o meno, però lo sappiamo che attraverso gli aerei è possibile trasmettere diciamo anche malattie infettive con vettori di vario tipo, no? Certo. E anche in fondo il particolato, Luca, è una gocciolina alla quale si appiccicano, come si dice a Roma, diverse cose, tant'è che la tossicità del particolato non è tutta uguale. Il particolato industriale ha una tossicità diversa da un particolato di origine sahariana, da un particolato sulle rive del mare che viene dall'erosione salina, da un particolato che viene a fianco al tubo di scappamento di una macchina. Diversa tossicità, ma sempre tossicità c'è, perché c'è comunque questo, soprattutto nella frazione fine, tende a passare tutte le barriere, quindi entra nel circolo sanguigno e, come dicevi tu, va in tutti gli organi. E nel convegno di Respirami si è stressato, sappiamo adesso che all'inquinamento atmosferico è associato, quindi non soltanto patologia cardiovascolare o respiratoria o del tumore per esempio del polmone, ma attraverso il circolo si va ovunque, sia i gas che le piccole polveri dal 2,5 fino all'ultrafine vanno ovunque, quindi passano la barriera ematocefalica, possono dare danni a livello del sistema nervoso centrale. Noi sappiamo adesso che i disturbi neurologici, la demenza, l'Alzheimer sono sempre più associati all'inquinamento, soprattutto da traffico stradale, quindi diciamo studi di corte, oramai corte di milioni di persone in tutta Europa danno questo, diciamo, questa evidenza, e uno studio di coorte, ma non vogliamo fare un ragionamento troppo tecnico, ma è anche al netto di un effetto confondente che alcuni altri tipi di studi epidemiologici hanno, che magari non tengono conto di alcuni altri fattori. Nello studio di coorte l'associazione è abbastanza, diciamo, ripulita dai possibili bias. Sì, ripulita, certo. Perché inizialmente è spuria, poi la tecnica, il disegno e la tecnica di analisi la ripulisce, quindi possiamo dire che c'è questa evidenza. E proprio a Respirami un lavoro ultimissimo fatto appunto dal dipartimento, presentato tra l'altro da una ragazza giovanissima che si chiama Federica Nobile, ma cito lei per citare tutti i giovani che hanno avuto bello spazio durante il convegno, giovani ricercatori, e fatto questo studio sulla, diciamo, frequenza di uso di farmaci per patologie psichiatriche, quindi diciamo dall'ansia alla depressione a crisi maniacali, cominciano ad essere messe in evidenza delle associazioni con il livello di inquinamento atmosferico. Uno studio non fa letteratura, Luca, diciamocelo chiaramente, quando, certo, noi diciamo che gli effetti sono consolidati nel cardiovascolare, perché
che tonnellate di dati che vengono da varie parti del mondo ci dicono questo. Gli studi sui nuovi outcomes, che sono quelli che si stanno facendo in questo periodo, in questi mesi, in questi anni, iniziano a dare delle evidenze che dovranno essere consolidate da studi successivi. Però quando tanti studi vanno nella stessa direzione, noi in epidemiologia ambientale non possiamo fare i trial, Luca, non possiamo calare l'esposizione ad alcune persone, ad altre no. Noi osserviamo quello che succede nella popolazione e confrontiamo esperienze che accadono in posti diversi. Certo, ma anche effetti sulla salute riproduttiva, anche il diabete oltretutto. Cioè, sì. Certo, questo degli effetti neurologici è interessante perché è relativamente nuovo anche sul declino cognitivo, pare appunto anche su questi aspetti di valenza più psicologica o addirittura psichiatrica. Mi viene da dire chiederti una cosa, perché alcune correlazioni sembrano bizzarre, no? O comunque quasi incredibili. Forse è importante far capire come noi stiamo sempre parlando, quando parliamo del rapporto tra inquinamento e salute, di cofattori, no? Cioè ovviamente si sommano, ma per carità, non solo per l'inquinamento, per la stessa pandemia, poi agiscono fragilità, malattie pregresse. Però credo che sia importante farlo capire, perché poi sulla ricca letteratura anche sulla mortalità, sui morti non è che c'è l'etichetta inquinamento come c'è per Covid, si tratta di cofattori, un cofattore importante che come dire, attraversano corti di persone che ovviamente sono anche soggette ad altre patologie, e in questo modo si arriva alla cifra incredibile di circa 8-9 milioni di persone all'anno, secondo credo, il Global Burden of Disease, l'OMS, insomma, di morti attribuibili in qualche modo all'inquinamento dell'aria indoor e outdoor, no? Se ho ben capito, cifre così importanti sono da scrivere soprattutto a paesi in via di sviluppo, all'Asia, all'Africa, dove credo che giochi un grosso ruolo l'inquinamento anche indoor da biomasse. Certamente però anche noi abbiamo un bel burden, insomma, un bel carico di malattie e di mortalità riferibili all'inquinamento. Sì, dunque, allora, intanto, come tu dici, diciamo, la parte occidentale del mondo ha un'esperienza diversissima di stile di vita e di, ovviamente, di possibilità di vivere meglio, fra virgolette. Gran parte della popolazione mondiale dipende dalla combustione della legna per vivere, che va da scaldare l'acqua per fare una minestrina o bollire un po' di riso, fare il fuoco per riscaldarsi, perché comunque durante la notte anche nel deserto fa freddo, non è che perché c'è l'escursione termica ci sta, e tutto questo in ambienti chiusi e poco ventilati significa emanazione di polveri più o meno sottili che peggiorano, perché ovviamente poi parliamo magari di edifici o di case in cui la ventilazione non è tanto ben assicurata, e quindi questa è aria che viene respirata e che chiaramente causa quel numero incredibile di decessi che viene attribuito dal WHO al respirare, ad avere una qualità dell'aria indoor pessima. Di contro noi stiamo peggio per quel che riguarda l'aria outdoor, cioè l'aria, diciamo, al di fuori delle nostre abitazioni. Pertanto si potrebbe aprire una piccola parentesi, ma magari facciamo una chiacchierata d'inverno, quando appunto nelle città un altro fattore che peggiora la qualità dell'aria è il riscaldamento civile a biomasse o a pellet, che è stato molto incentivato dal nostro governo negli ultimi 10 anni, e non per cattiveria, ma perché effettivamente riduceva la quantità di CO2 che andava nell'aria. Ma ci eravamo forse un po' dimenticati che sarebbe aumentata, non abbiamo previsto che sarebbe peggiorato molto invece l'emissione di particolato. Però abbiamo fatto pure noi dei conticini, e li abbiamo fatti anche per un'occasione importantissima secondo me, perché a settembre ci hanno chiesto diciamo di partecipare a un progetto, anzi non era un progetto di ricerca, era prepariamo la relazione per il nostro ministro della salute che va a parlare con gli altri ministri al COP26 fine ottobre, adesso non mi ricordo, e quindi ho avuto l'onore di partecipare anche io, e il report era sul
contrasto ai cambiamenti climatici, interventi di mitigazione, effetti anche della qualità dell'aria e delle temperature. E quindi abbiamo fatto una valutazione, aggiornato la valutazione di impatto, perché Luca, se ti ricordi, l'avevamo già fatta nel progetto VIAS in cui avete partecipato anche voi, certo, come redazione, aiutandoci moltissimo. Il sito, pensa, ancora c'è, Bruttastro, ormai è un po' datato, ma è, anzi no, quello in realtà non è neanche Bruttastro, è pure bello, no, carino, da vedere. E abbiamo aggiornato perché appunto 2 settimane prima erano uscite le nuove air quality guidelines dell'OMS, e quindi abbiamo rifatto i conti, e senza starla a girare troppo, e con tutta l'incertezza che il numero si porta appresso, quasi 51.000 decessi ogni anno dipendono in Italia dal superamento del limite di 5 microgrammi a metro cubo del PM2,5. Allora, è tanto o è poco? Perché io ormai sono tanti anni, io, i colleghi, in quasi tutte le relazioni, anche quando si parla solo d'ambiente, la prima riga, la prima slide è sempre: l'inquinamento atmosferico uccide ogni anno nel mondo, in Europa, in Italia, a seconda dei dati che si hanno, tot mila persone. Io invito a pensare, 51.000 persone è un comune italiano di medie dimensioni. Cioè, non è una piccolissima parte della popolazione. No, oramai, certo, abbiamo capito i termini epidemiologici durante il Covid, erano ogni giorno sui giornali, quindi abbiamo capito, questi non è che sono morti, gli si dà una bastonnata e muoiono, sono dei decessi che avvengono prima del tempo, sono dei decessi prematuri, che soprattutto in persone con patologie, il dato che ti dico, 51.000, non è riferito a persone con patologie, per cui per loro l'impatto è anche più forte se andiamo nel loro sottogruppo di età, ma nelle popolazioni italiane dai 30 o 35, adesso non mi ricordo, anni in su. Quindi mediamente ogni anno, a causa dell'inquinamento atmosferico, che tra l'altro ti dico mediamente in Italia è di 16,5 microgrammi a metro cubo, quindi, come dire, stiamo sotto legge, quasi quasi non dobbiamo fare nulla, perché appunto la legge dice 25, però questi 16,5 medi sono medi al nord, nella pianura padana e tutte le regioni del nord, certo, quali ovviamente la Lombardia, stiamo a 21, quindi 21 è più di 4 volte il limite dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi è chiaro, Luca, che bisogna fare qualcosa, certo, che e qui veniamo, aspettiamo, esatto, no, solo per dire, poi ti lascio ovviamente la parola, sì, che non dobbiamo aspettare che qualcun altro faccia qualcosa per noi. Cioè, anche io, anche te, qualcosa come singoli la possiamo fare. Ecco, e questo è interessante, perché da un lato ci sono, insieme al Green Deal, gli obiettivi di zero netto climatico al 2050, per la stessa data anche un azzeramento che dalla pianura padana vedo come un obiettivo lunare, dell'inquinamento atmosferico sempre intorno, credo, a quella data, o forse anche un po' prima. Però ci sono delle leggi, ci sono la volontà di migliorare, però la strada è ancora molto lunga. Peraltro, un'altra cosa che butto lì, ma così poi magari ne parliamo un'altra volta, anche l'agricoltura è un fattore importante ed è difficilmente abbattibile dell'inquinamento dell'aria, perché l'ammoniaca che sprigionano i campi, oltre al metano, ma quello è un altro discorso, che poi si converte, no, in inquinanti che sono, parliamo degli NOx, le polveri, precursori. E quello è ancora un obiettivo che è molto sopra, o meglio, che andrebbe battuto molto di più di quanto lo stesso governo italiano abbia previsto nel suo piano di controllo dell'inquinamento, se vogliamo veramente, così come per la decarbonizzazione, arrivare a determinati obiettivi. Ma questo per dire che cosa possiamo fare. Allora, io volevo ricordare, l'ho messo anche nel titolo di questo webinar, che le tante iniziative interessanti, c'è anche sicuramente quella della Rete delle Città Sane, che è di nuovo un'iniziativa voluta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1992, che poi si è diffusa pian piano anche in Italia, che conta moltissimi comuni partecipanti, che peraltro prevede tutta una serie di buone pratiche, sia individuali che collettive, e anche di natura urbanistica, no? Quindi proviamo magari un pochino a ricordare alcune cose che possono essere utili, sia dell'un tipo che dell'altro, direi. Allora, intanto, Luca, grazie, perché tra l'altro il convegno delle città sane c'è stato 2 o 3 settimane fa ad Ancona,
E io sono andata per parlare appunto di aria insieme all'Istituto Superiore di Sanità e la cosa secondo me interessante del progetto è che quello è un progetto per gli amministratori. Quindi chi va a questo convegno, ci va il sindaco piuttosto che l'assessore all'ambiente, le città di solito non hanno l'assessore alla salute. Questa secondo me è sempre un pensiero che ho fatto, perché il sindaco è responsabile dello stato di salute dei cittadini. Quindi, mentre alla regione abbiamo l'assessorato alla salute, nei comuni, con qualche rara eccezione, a volte ci sono, che ne so, un assessore al welfare che magari è pure un medico e quindi gli danno anche la delega alla salute, ma quasi mai le città hanno l'assessore alla salute, il che è pure un guaio, perché per un tecnico andare a parlare degli effetti della qualità dell'aria deve per forza andare a bussare alla porta del sindaco, che insomma, il sindaco di Roma, il sindaco di Milano, sindaci di città molto grandi non hanno sempre tutto questo tempo per starci ad ascoltare. Quindi per me, secondo me, già questa cosa dovrebbe in qualche modo essere rivista, perché poi appunto è vero che affidare al sindaco la responsabilità è dare molto importanza al tema, però poi il sindaco non è che uno tecnicamente si mette a proporre degli interventi, quindi bisogna far conto sugli assessori alla mobilità, l'assessore ai rifiuti, l'assessore, che ne so, al verde urbano, ma la competenza sanitaria quasi sempre non c'è. E questo è un fatto importante, Luca, se ci pensi, perché ha voglia di dire la salute in tutte le politiche e poi non abbiamo un assessore con il quale andiamo a Esatto. parlare. Questo non è mai un pensiero che ho fatto, mi chiedo perché ci sia questa cosa. Fatto sta che quando si va a parlare la salute è sempre un po' sottesa, ma quel numero, io lo ridico, 51.000 decessi, è un numero, volete il numero romano, Milano non me lo ricordo, ma a Roma sono 1.700 decessi l'anno, che è Sì, Milano tanto. 1200, credo, qualcosa Che è del tanto, genere. anzi, anche per questo dobbiamo appunto sempre ringraziare i cittadini per l'aria che hanno consentito appunto l'aggiornamento dell'impatto degli NO2 a Roma, a Milano e in altre città italiane. Quindi i dati che stiamo dicendo sono proprio dati che sono usciti adesso, diciamo, nell'ultimo periodo. E che cosa possiamo fare? Intanto, secondo me, vabbè, è chiaro che questo è un tema multidisciplinare. La mia competenza non basta, ci vuole una grande assist nel mondo della comunicazione. Sempre più, ho visto Luca che avete proposto un corso di comunicazione sui cambiamenti climatici per giornalisti, che è Brava, bellissimo. brava, e Bravo, non dico solo per io, te, Luca, guarda, brava, pensa brava, quanto no, mi brava a devi ricordartelo, ringraziare. brava a Perché, no, ricordartelo. perché questo è importante? Perché quasi se, mentre prima, 30 anni fa, c'era l'esperto in ambiente e salute, eccetera, adesso l'esperto quasi non c'è più, il titolo viene affidato alle 5 del pomeriggio e un poveretto deve coprire un po' tutti gli aspetti. Ovvio che non mi riferisco a riviste o a siti specialistici, ma ai quotidiani che sono, insomma, così. Però, quindi multidisciplinarità, serve un esperto dell'ambiente, serve uno che faccia bene le misure, serve quello che si occupa di salute, serve quello che è in grado di fare la formazione, serve l'architetto, perché quando parliamo di città vorremmo che le nuove città o gli ampliamenti delle città esistenti siano costruite con dei criteri che tengano conto di tutti questi effetti. Serve l'esperto in botanica, perché abbiamo detto, e di questo si è anche molto parlato al convegno Respirami, che mi è piaciuto molto, piante sì, ma adatte. È inutile che mettiamo le palme a Trento, o poi magari vengo smentita, però ci sono delle piante, devono essere, che ne so, una volta erano solo oleandri, ti ricordi? Comunque, Terribile. l'oleandro è bello, c'ha un fiore un po' velenosetto, però non lo devi mantenere perché non vuole l'acqua, quindi sostanzialmente, soprattutto dove l'acqua è poca, è una cosa, però non capta l'inquinamento atmosferico. Quindi se noi stiamo mettendo delle piante per mitigare gli effetti negativi degli inquinanti, perché la foglia capta
questa pianta, questo inquinante, e se lo becca lei, quindi poi la foglia si ossida e cade, ma in qualche modo ripulisce l'aria, ma soprattutto manutentori di questo verde, perché non è che l'intervento si finisce piantando quattro alberelli con tutti quanti a farsi le foto e poi alla prima estate muoiono perché non c'è adeguata cura. Quindi verde avendone cura. E poi appunto un altro fenomeno è quello dell'isola di calore. Questa cosa sta proprio sfuggendo perché allora l'impianto di condizionamento dell'aria ha salvato la vita agli anziani dal 2003 in poi. Se ti ricordi, Luca, noi al 2003 dicevamo alle persone andate al centro commerciale. Perché? Sì. Perché i condizionatori non li aveva nessuno. Il povero, il figlio all'anziano che rimaneva solo in città gli aveva comprato il ventilatore. Il ventilatore secca l'aria, va via la percezione della sete e quindi quel processo che dicevamo all'inizio di squilibrio nella termoregolazione della temperatura precipitava perché si disidratavano e quindi morivano. Adesso per fortuna è spinta la climatizzazione, però che succede? Queste sono pompe. Aspirano l'aria, la raffreddano, la portano dentro, la buttano fuori. Io cammino, cerco di non uso la macchina perché non ce l'ho, non siamo famiglia senza macchina, felicemente da ormai tanti anni. Ma chi cammina, chi va in bicicletta come te, andate voi in una coda di macchine ferme con l'aria condizionata accesa, no, anche certo. I pantaloncini, ti arriva un'aria calda tremenda, l'impianto degli uffici è tutta aria calda, cioè nelle città c'è un'isola di calore che è tremenda, quindi c'è pro e contro e ci vuole saggezza di utilizzo nella regolamentazione di tutti i tool, secondo Ma me. sì, sicuramente, come dire, da una prospettiva diciamo milanese, nonostante i tanti tentativi e come dire, proclami di voler seguire una transizione ecologica anche a livello metropolitano, in queste 14 poi città metropolitane italiane, che ricordo hanno il 36,5% della popolazione italiana, quindi 22 milioni di abitanti vivono nelle 14 città metropolitane italiane, direi che il problema principale è la congestione del traffico, perché è, credo, la principale forma di inquinamento dell'aria, ma anche perché questo impedisce, per come sono conformate le strade, per tutti questi motivi, in realtà una vera diffusione del muoversi, vabbè, piedi, ma soprattutto in bicicletta. Quindi tutto quello che noi sappiamo essere sicuramente l'antidoto principale, che è una mobilità attiva a piedi, in bicicletta, un uso del trasporto pubblico rispetto al trasporto privato, è assolutamente materialmente impossibile. Un altro aspetto interessante che leggevo proprio su Rete Città Sane e sui documenti che vi si trovano linkati è anche l'effetto della disuguaglianza socio-economica, cioè chi vive in condizioni economiche più disagiate in queste città vive guarda caso, nei posti con meno verde, con più inquinamento, con più traffico, e quindi questo si ritorce proprio sulle popolazioni anche più vulnerabili. No, pensa a quella cosa che mi dicevi tempo fa, della necessità sia dei grandi parchi, sia delle foreste urbane, ma non necessariamente solo alberi, anche, come dire, luoghi naturali, eccetera, ma anche la necessità, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di un verde diffuso che raggiunga più o meno tutta la popolazione. Tu pensa che per avere una qualche forma di benessere dovresti avere un posto con del verde a 300 metri da casa? E ti ringrazio perché il driver nostro insomma, io sono un pubblico, come dire, dipendente, mi occupo di sanità pubblica e per noi è fondamentale il fatto che il primo contrasto è quella delle diseguaglianze, perché di per sé il livello socio-economico delle persone è già un fattore di rischio, perché alcuni stili di vita vengono dalla consapevolezza, intanto dal capire che c'è un problema e poi avere tutti gli strumenti culturali, ma non solo culturali, per affrontarlo. La prevenzione, cioè nel senso occupandomi appunto di
sanità pubblica, per noi è fondamentale la prevenzione. Noi non è che le vogliamo curare le persone, chiaramente lo facciamo tramite il Servizio Sanitario Nazionale, tramite gli ospedali e le cure e tutto quello che c'è, ma sui temi ambientali non è il Servizio Sanitario Nazionale difficilmente previene, perché appunto si parla di azzeramento delle emissioni oppure di riduzione dei fattori di rischio. Come dici tu, chi è che sceglie di andare a vivere vicino a un trattamento per i rifiuti? Per chi può affrontare dei prezzi di locazione o di acquisto più bassi rispetto a altri? Quando c'è una disgrazia ambientale, chi è che rimane? Chi è che sta ancora vicino a un aeroporto quando il numero di voli passa da 100 a 500 al giorno e sto poverino non dorme più? Chi non se ne può andare perché quella casa magari comprata faticosamente non è più sul mercato perché nessuno la compra? Quindi è chiaro che noi dobbiamo, come Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo intervenire di più proprio dove c'è più bisogno. Cioè il fatto di dividere la torta in spicchi uguali non va più bene, perché a budget messo a disposizione dal governo sul tema della salute bisogna avere il coraggio di togliere da una parte dove oramai non serve più e andare a mettere dove invece è importantissimo. È chiaro che sui temi ambientali il discorso si complica un po', perché ha un'esposizione. Adesso non voglio fare grossi esempi, però c'è pure l'industria, pensa a quelli dell'Ilva, quelli che abitano a Taranto, magari di livello socio-economico basso, magari con livelli di fumo maggiori, una dieta peggiore, tutti fattori che peggiorano lo stato di salute delle persone, che poi in più sono anche costretti, perché bloccati lì, perché non se ne potranno mai andare, a respirare un'aria tossica legata a queste cose. Sì. Quindi è chiaro che quello che possiamo fare noi è offrire interventi di promozione della salute in maniera differenziata a secondo del tessuto sociale dei vari quartieri delle città, per esempio. Questo dovrebbe fare il sindaco, per esempio. Sì, diciamo che al netto di questi discorsi più generici del fatto che è importante andare in bicicletta, cercare di lasciare a casa la macchina, il movimento attivo e il trasporto pubblico e tutto questo, anche a livello ovviamente individuale, alcune misure che così sembrano, come dire, importanti da prendere subito sono sicuramente un grande piano di forestazione urbana a partire, ma non fermandosi alle città metropolitane, anzi andando anche nelle medie piccole città, perché se noi cominciassimo a concepire l'urbanistica non come facciamo l'edificato e poi pensiamo come riempire i vuoti con il verde, ma facessimo il contrario, creassimo prima una matrice verde dove mettere le residenze, avremmo una qualità di vita come non ci possiamo neanche immaginare, con una ciclabilità, con una rete seria di piste ciclabili, dove le macchine, le automobili, che devono essere molto meno di quei 63 automobili per 100 abitanti, che è il record quasi mondiale italiano, che è una macchine una che patenti in quasi tutte le città italiane, una vergogna, si potrebbe realizzare. Quindi sicuramente, come dire, l'approccio urbanistico, l'approccio forestale, ecologico, urbanistico, ha un nuovo modo di intendere il disegno, insomma, delle città, è sicuramente la prima cosa da fare. Ma hai fatto bene a citare l'Ilva, perché poi non dobbiamo dimenticare un'altra grossa fetta della popolazione, che penso sia superiore al 10% se ci limitiamo alle aree di bonifica di livello nazionale, ma che supera sicuramente il 20-30% se le comprendiamo tutte, dove lì ci sono problemi ancora più gravi di contaminazioni, anche di inquinamento dell'aria, e anche lì, come dire, il PNRR ha promesso poco, purtroppo c'erano da prendere delle scelte d'altra parte, ma sicuramente io ritengo personalmente che invece questa sarebbe dovuta essere una delle priorità ecologiche del paese, sanare queste aree come Luca, se possiamo dire una cosa, io insomma questo veramente lo dovremmo dire forte, molto di quello che abbiamo oggi è un'eredità che viene da un passato nel quale non è che si, insomma, non c'era consapevolezza, intanto non c'era la legge, poi non c'era proprio forse anche una consapevolezza, l'unica cosa era il profitto, che cosa devo fare per guadagnare di più, che me ne importa se inquino di più, l'importante è il profitto. Adesso, maturando un po' la consapevolezza, abbiamo delle normative comunitarie che ci impongono proprio, cioè il reato ambientale, quindi alcune nefandezze non si possono fare più, però la cosa importante è che da adesso in poi
quando si programma, si costruisce, si fanno degli ammodernamenti, si continua a fare le stesse cose. Nelle città bisognerebbe avere il coraggio di togliere i posti macchina, perché se tu togli il posto macchina, recuperi lo spazio per le persone umane, riduci gli incidenti. Bisognerebbe avere noi genitori, insomma, per chi lo è, o gli zii, di scegliere delle scuole di quartiere. Che senso c'ha mettere la mattina alle 8 per 10 mesi all'anno due bambini dietro una macchina e portarli a 10 chilometri? È perché è più comodo, perché è nella direzione del lavoro. Al lavoro ci si può andare anche senza la macchina. Io, guarda, a me piacciono molto i ciclisti e sto in 100 comitati, eccetera, ma non c'è solo la bicicletta, c'è anche il camminare. Perché camminare, l'OMS ci dice 10.000 passi, ma forse 10.000 sono pure tanti, ma diciamo 5.000, 3 chilometri, 4 chilometri a piedi, invece di prendere la macchina, camminiamo un po' di più, al netto dell'inquinamento atmosferico, perché capisco, magari non tutti possono camminare nel parco, alcuni cammineranno come me nelle strade, c'è comunque un miglioramento dello stato di salute generale che controbilancia il danno legato al fatto che la qualità dell'aria non è ottimale. Quindi anche in queste condizioni, certo, domani col picco di calore, con l'ozono a 3.000, non dico certo a un settantenne vai a correre all'ora di pranzo, questo no, però magari la mattina presto, la sera sì, perché no? Certo, quindi certo. Quella è una cosa che possiamo provare a fare. Poi, poi a camminare, a camminare si pensa, come mi avevi detto ieri preparando questa, chiacchierando su questa conversazione. Quando corro non riesco a pensare perché sono distrutto, ma quando si cammina normalmente si pensa e possono venire delle buone idee anche su questi temi. Sicuramente dunque c'è anche tutto un problema di salute mentale che è connesso a tutto quanto abbiamo detto. Avremmo dovuto, ma ne parleremo un'altra volta, non era previsto questa volta di parlare anche dell'inquinamento acustico, anche della tematica non irrilevante dei rifiuti. Sicuramente comunque torneremo a parlarne, se tu sei disponibile, magari dopo l'estate, quando ha senso parlare anche poi del riscaldamento, che è un altro tema molto importante. Continuiamo tutti ad avere le caldaie o a biomassa o a gas, quando tutti ci dicono che almeno per, ovviamente, la nuova edificazione, ma non solo, bisogna cominciare a prendere le pompe di calore e altri sistemi, certo, in chiave climatica, ma anche in chiave di riduzione, contrasto dell'inquinamento e quant'altro. Bene, io direi che abbiamo fatto la nostra chiacchierata, siamo arrivati un po' al limite. E ti ringrazio molto, Carla. Ci sentiamo presto. Grazie a te. C'è peraltro questo convegno nazionale dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Dedicato all'incertezza, che è un tema che mi rende particolarmente incerto in quello che dovrò dire anch'io. Hai fatto bene a ricordare il corso di formazione che è il clima per i giornalisti, ma da sabato 25, se non andate a correre in montagna, ci sarà messo in pubblico sul sito SEPE di Zadiga anche il corso per gli operatori sanitari, che peraltro è fatto insieme all'AIE, e prossimamente ci sarà anche un corso di formazione per il mondo ARPA e per altri ricercatori e tecnici. Perché è molto importante sicuramente anche insistere, sia parlando di clima che parlando di inquinamento, anche proprio di insistere sulla formazione. Assolutamente, va bene. Bene, allora, dai, grazie. Grazie soprattutto a chi ha avuto la pazienza di stare con noi. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci.